Il golpe in Turchia è fallito perché probabilmente chi l'ha organizzato non aveva una diretta concezione e visione della realtà del suo paese e quindi non apprezzava quello che poteva essere invece la reazione della massa, che ormai è una massa islamizzata pesantemente e quindi è facilmente gestibile con gli strumenti moderni di diffusione delle informazioni e delle notizie. A parte questo, è da vedere quanto questo golpe abbia preso di sorpresa le autorità turche. Io penso che, specie nell'ultima fase, qualche notizia era trepelata al governo turco, e che abbia seguito la vicenda in modo da intervenire quando era più opportuno e più facilmente stroncabile. Io penso che Erdogan, infatti, dopo il tentativo di colpo di Stato, sono orientato in questo senso, abbia fatto una scelta proprio di politica strategica, quindi di abbandono di quella che è l'Alleanza Europea Occidentale, e inserimento nel mondo musulmano, dove forse ha più possibilità di realizzare quella politica, il sogno dell'impero ottomano, che insomma è alla base della sua strategia. Quindi io lo vedo allontanarsi progressivamente dall'alleanza occidentale e, almeno nella fase tattica, stabilire contatti abbastanza stretti con la Russia, che ha tutto l'interesse di mettere in difficoltà l'Occidente, la NATO e l'Europa, avendo un alleato che praticamente si affaccia sull'Europa e quindi in qualche modo bilancia la presenza attualmente, per esempio, in Ucraina dell'alleanza occidentale.